Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella Pineta degli Italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte. Bienvenidos amigos, benvenuti, ben ritrovati su Buongiorno San Paolo. Oggi siamo a Torino con uno chef brasiliano, Remo Girardi. Benvenuto Remo. Obrigado, buongiorno a tutti, buon dia. Dipende dall'ora che farete guardare o sentire, ascoltare il podcast. Allora Remo, oggi noi siamo qui in un luogo divino di nome e di fatto. Di cosa ti occupi qui e come sei arrivato a Torino? Allora, qua oggi da Luogo Divino mi occupo della cucina, quindi sono lo chef responsabile della cucina di Luogo Divino, tra tutto che riguarda l'ambito degli alimenti, della cucina, dalla creazione del piatto alla produzione, food cost, tutto quanto. E siamo qui già, abbiamo aperto praticamente già 5 anni e mezzo che stiamo funzionando questa bella macchina che è diventata Luogo Divino. Ecco, qui voi che tipo di ristorazione fate? C'è una parte ovviamente molto legata al vino, però poi quello di cui ti occupi più tu in cucina è la parte ristorante e bistrò. Qui c'è però un percorso più ampio rispetto, non c'è solamente la cucina brasiliana, ma c'è tutta una contaminazione che ti ha portato qua da Santos, da San Paolo, da dove arrivi tu. Com'è stato il tuo percorso che ti ha portato dal Brasile a Torino? Allora, molto velocemente, all'inizio avevo la voglia, come quasi tutti, mi piace mangiare, quello che è, si vede un po'. E poi mi piaceva sempre stare in controllo di questa cosa. Quando non potevo produrre o cucinare qualcosa, volevo imparare per poter fare per me stesso, per qualcun'altra persona. E inizio nel 2007 a Imbi Morumbi, che è la scuola di gastronomia e di cucina di San Paolo. E lì, dopo il percorso di studio, che è un po' tutto, no? C'è la parte della cucina, di cost, amministrazione, microbiologia, storia, tutto che avvolge, anche di enologia, un pochino, ma ce n'era. E dopo due, quasi tre anni, grazie all'opportunità e ai collegamenti che avevo all'università con stellati europei fuori dal Brasile, quando finisci il corso potevi andare, non sempre avevano delle posizioni, posizioni aperte, ma insomma, avevi sempre il 50% di andare. Quindi alla fine del 2008, inizio 2009, ho pressato praticamente molto la coordinatrice, tutta la parte tecnica della struttura della gastronomia di Imbi Morumbi San Paolo, e siamo riusciti a concludere un bel tragitto per iniziare uno stage al Martin Verasateghi, un trestellato alla Sarte vicino a San Sebastian, dietro a San Sebastian, nei Paesi Baschi spagnoli. Dalla primavera 2009 fino al fine estate 2009, un bel periodo lì. E lì ho conosciuto tanti cuochi che poi mi sono aperto molto il mondo in tutti i sensi, no? Prima volta che uscivo dal Brasile, prima volta in aereo, prima volta di tutto quasi, riguardo al lavoro. E lì con quel collegamento degli italiani avevo già lasciato l'opportunità di conoscere l'Italia, quindi di andare a Milano, a Verona, vicino ai miei parenti. Siamo andati lì e
diceva questo ragazzo, il cuoco, diciamo, Emanuele Rio, non mi ricordo mai di lui, ha detto: guarda, io sono stato da Carlo Cracco e se vuoi hai voglia di ancora continuare a fare dei stage, così imparare, già che vai lì, vai a Milano, cioè prova, buttati lì, massimo ti dicono di no, tanto ok. E quindi sì, ho parlato direttamente con Matteo Baronetto, che allora era il secondo, e lì sono stato altri mesi. È stato sempre un gancio, conoscevo altri cuochi che poi mi portavano nei posti nuovi o avevano sono aperto un po' le porte, nel senso che vedevano che ero lì per lavorare, per imparare, per fare di tutto, per aprire un po' di spazio per me e assorbire tutto quello che potevo su tutti gli argomenti della cucina che erano disponibili nell'agio della mia mano, no? E poi lì mi hanno poi conosciuto Mario Capitaneo, che mi ha portato alla Spezia. Ho deciso di andare a lavorare con lui già nel 2010. Sono stato lì un bel po' di tempo, fino a che ho avuto un'altra opportunità a Roma. Sono andato a Roma, ho fatto un lavoro in un ambiente un po' più, diciamo, un po' più tranquillo, si dice così, sì. per noi che lavoriamo in cucina, che è il catering. Tranquillo nella parte di servizi, di creazione, ma più incisivo nella parte di conti. Lì impari un'altra serie di cose, che è organizzare gli eventi enormi con poco tempo e non tanta disponibilità di attrezzature. Di tutto quanto. Poi impari altre cose. Allo stesso tempo dovevo fare... giustificare il mio voto nel 2010 in Brasile. Sono andato a Piazza Navona a giustificare il voto e lì ho trovato una foglia A4 dicendo che ero un chef per l'ambasciatore brasiliano, che una serie di documenti, sono uscito della coda per la giustificazione del voto, sono stato lì per radunare tutti i documenti possibili, ho mandato su via mail. In quel pomeriggio ho preso tutti i documenti, anche in cartaceo, ho lasciato nella segreteria dell'imbarcato in Piazza Navona a Roma, e poi lì mi hanno chiamato meno di una settimana dopo. Poi abbiamo passato su una specie di secondo stage di prova, diciamo così, per il colloquio, la parte pratica, che era cucinare per l'ambasciatore e l'imbasciatrice, più due persone, che era l'ex chef e il artista viene al momento, che dovevano valutare se avevano tutte le capacità. Io ero un po' più giovane e quello che mi hanno detto era che erano 70 persone, abbiamo selezionato 3, io più 2, per fare questo secondo stage di prove, e non sono stato accettato all'inizio, era un secondo posto e c'era solo una maglia, e ho detto vabbè, non lasceranno mai quel posto. Dopo 5 mesi, e invece... questo era gennaio 2011, e poi dopo a maggio mi hanno chiamato dicendo che il cuoco doveva andare, se ero ancora disponibile, se avevo voglia, se avevo bisogno, e da lì sono iniziato a settembre di quell'anno a lavorare. Sono stato lì 2 anni. E lì che tipo di cucina facevi? E lì facevo una cosa molto diversa, potevo essere una cosa di creazione, ma non sempre, quindi il 20% era autorale, qualcosa che avevo imparato in quegli anni e andare in creazione, e altri 80%, forse un po' meno, delle cose basiche che volevano lui, mangiare tutti i giorni, che basicamente dovevo far mangiare a loro, ai impiegati lì, l'autista, tutto, io una volta al mese, 2 volte al mese, dipende, c'erano delle cene ufficiali che dovevo preparare. Tra 6 persone a 50 persone, variava questa quantità di persone, di numeri, no? E tutto quello che avevo imparato fin in quel momento mi è servito. Però dopo un po' sentivo che dovevo imparare ancora altre cose, e mi hanno chiamato per lavorare a San Paolo, sono andato a San Paolo a lavorare al ristorante di Matteo Bicchieri, poi al Hyatt di San Paolo, un hotel che c'è lì vicino alla Globo del Brasile, a San Paolo. Io ho imparato altro un sacco di cose con tutta la gente, tutto quanto, però in quel periodo avevo un'altra decisione di tornare, e quello ho detto, beh, io devo parlare con qualcuno
in cui ho già lavorato insieme, no? Quindi in Spagna alcune persone erano già in Svizzera e qua in Italia quando mi hanno detto Mario Capitano, quelle persone che mi conoscevano già e ho iniziato a chiamare tutti dal Brasile, da San Paolo ancora, quando avete bisogno, volete una mano, nuovi progetti, tutto quanto. Alcuni volevano per 6 mesi dopo, alcuni volevano, stavano per aprire un altro ristorante, e chiamato veramente è stato quello che avevo bisogno il prima possibile. E poi io, cercando tutto quanto, ho detto guarda, allora passa di qua, non è problema. E pensavo che era ancora a Milano, è stato il periodo che si è separato, ha andato da un'altra parte, che questa parte era Torino, quindi è tornato nella sua regione, era il ristorante del cambio, e ho iniziato a lavorare lì. E quindi così mi ha portato a Torino, ti ha riportato una città in che Italia. Non avevo mai pensato di abitare, perché non sono venuto qua una volta per vedere la partita, una delle ultime partite del Piero, da Juventus Bologna 2009, quando lavoravo ancora a Milano, non conosco zero di Torino. Ho iniziato così, 2015 ottobre. E poi tra quando lì ho conosciuto il capo sommelier, che è il proprietario, Hernandez, che è Diego, che è Giovanni, che cura tutta la di vino, che ci fa la parte di vini, mi ha chiamato per vedere se volevamo aprire un piccolo enoteca con una piccola cucina. Poi la cucina si è evoluta e adesso siamo ormai 5 anni e mezzo che siamo in questa battaglia della conquista del palato torinese, anche se gli mettiamo un po' di tutta l'esperienza che abbiamo vissuto, no? Lui ha vissuto in Inghilterra, a Londra, abbiamo in Brasile, in Inghilterra, poi in Italia, io in Spagna, poi in Italia, poi dei giorni che abbiamo passato in Francia, tutta la roba che abbiamo fatto. Non c'è una cucina brasiliana, italiana, con il no. Qui a luogo cerchiamo di contaminare con tutto quello che abbiamo vissuto, assaggiato, visto, sperimentato, ascoltato e provato, per trasmettere ai clienti, alle persone che passano qui davanti, a cercare di venire a mangiare, a bere un calice di vino, fare un aperitivo. Però ecco, dal Brasile che cosa ti sei portato come ingredienti o qualche ricetta? Qui voi nella squadra siete comunque diversi brasiliani, i soci fondatori sono brasiliani, il tocco di Brasile ovviamente si respira. Quali sono quelle ricette o quegli ingredienti che comunque non hai voluto abbandonare? Boh, sono le cose che mi piacciono molto e non le trovo qua, è normale. Sono le cose che mi piacciono e trovo e cerchiamo di fare il meglio possibile per andare a combaciare al palato italiano, per esempio, no? Modificare un po' che sia più recettivo. Per esempio la tapioca, che è l'amido della manioca, è una cosa che oggi si trova in tutto il mondo e noi in Brasile usiamo in tanti modi diversi, in tante cose diverse. E qua usiamo una ricetta che oggi penso che tutti i cuochi brasiliani nel mondo fanno, che è una ricetta di Rodrigo Oliveira, del ristorante Mocotó a San Paolo, che è il dadinho de tapioca. Quello è un esempio forte che non hanno voluto togliere il menù, perché noi toglievamo, cioè cambiamo, noi all'inizio cambiavamo ogni settimana, adesso ogni mese cambiamo una parte del menù, un'altra parte si cambia d'accordo con quello che troviamo dei contadini di portapalazzo, dei fornitori, guarda abbiamo questo, abbiamo quell'altro, e noi cerchiamo di inventare qualcosa per vendere questi prodotti e usare da maniera diversa. Quindi la tapioca, questo una volta che toglievo la gente chiedeva, e da lì non abbiamo più tolto, quindi troviamo un po' sempre, abbiamo trovato un formaggio che è simile al coaglio, che lui lo usa nel suo ristorante, non è il coaglio quello che usiamo, ma è un costegno, che è un formaggio molto simile, e il risultato è 99% uguale. Quello è un frittino molto semplice, ma una cosa diversa che qua non si trova da nessuna parte a Torino. E è riuscito a portare quello che qua. Questo è un esempio. Cioè. Poi c'è l'anacardo, che è una cosa che si trova ormai in tutto il mondo, ma è una cosa che in Brasile si usa tanto, in tanti modi diversi. Usiamo sempre da qualche parte, non sempre in menù, il coreano, un po' sudamericana, sudasiatica, ma non usiamo tanto. La passion fruit un po' meno, ma cerchiamo sempre di fare delle idee
brasiliana è con una cosa un po' diversa. Per esempio il piatto alla moqueca, che è un classico, il brasiliano, la zuppa di pesce con la, che va mangiata con la farina di manioca, la farofa, il riso o no, ma basicamente è una zuppa di verdura e pesce. E noi abbiamo fatto di un modo un po' diverso, però sempre usando la manioca come abbiamo. Esatto. Questo basicamente è quello, non è una un'immersione nella cucina brasiliana, perché non vogliamo esserlo, però c'è sempre qualcosa che sempre deve trainare. Un tocco di Brasile. E adesso, dopo aver visto i piatti del luogo divino, è venuto il momento del nostro caffesino. Ora do caffè. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Adesso vi facciamo vedere come si fa la tapioca, un procedimento molto semplice. Adesso abbiamo già fatto la mise en place. Noi qui abbiamo il latte intero con un po' di pepe bianco. Qua abbiamo il formaggio, che è molto simile con il coaglio, che praticamente è un formaggio costegno. Non è esattamente quello brasiliano, ma 90% uguale, diciamo così. Qua abbiamo pesato quel formaggio, il parmigiano e il sale. E qua abbiamo la tapioca, le perle di tapioca, medie piccole, che usiamo sempre. Scaldiamo un po' il latte, quindi mettiamo il formaggio, il sale, e lasciamo. Non deve sciogliere, scaldare un po', ammorbidire. E poi la tapioca è praticamente l'amido della manioca, cioè la manioca passata nel settaccio, non solo idratarla, no? Idrati in pochi minuti, meno di mezz'ora idratata. Poi quando mettiamo il latte caldo, mischiamo bene, diventa come una crema, c'è cioè una densità giusta da quando versarla dentro. L'abbiamo già preparato la placca un po' bagnata con la pellicola, mettiamo un po' di parmigiano per dare una consistenza in più, perché il formaggio non è esattamente quello, è una ricetta di Rodrigo Oliveira. Adesso andiamo ad aggiungere la tapioca. Dobbiamo continuare a mescolare, abbassiamo il fuoco a medio basso. Ok, qua ci siamo quasi, è già versare nella teglia perché qua continua a idratarsi fino a un punto che diventa troppo duro e un po' più difficile da sistemare l'acqua. Deve scendere da solo. Adesso lo lasciamo a temperatura ambiente o in frigo, dipende da cosa c'è. Fatte per un giorno o l'altro in frigo, ma anche un'oretta in temperatura ambiente, poi in frigo per almeno 6-8 ore e poi è solo tagliare e friggere. Siamo ancora con Remo Girardi qui al Luogo Divino a Torino. Remo, abbiamo parlato un po' della parte di cucina, adesso parliamo un po' proprio dell'idea di Italia che avevi tu. Quando sei partito dal Brasile, rispetto a quello che ti aspettavi o ti immaginavi, non solo della cucina italiana, ma anche proprio dell'Italia in generale, una volta che sei arrivato qui, cosa hai trovato di meglio e di peggio rispetto a quello che ti aspettavi? Allora, come è stato per me quasi un shock, perché conosco molto di più l'Italia e Spagna che il Brasile, non so se purtroppo, non so. Quindi per me è stato una cosa molto diversa. Già le placche, tutte queste cose qua, sono già tutte molto diverse. E la cosa che dell'Italia mi ha colpito nel positivo è che tutto quello che ho sentito dai miei genitori o dai miei nonni o dai amici o parenti che venivano sempre è che veramente sul mangiare, su certe cose, sull'aria che si respira, anche meglio forse ancora del primavera e estate, ti muda proprio come persona, è come se ogni primavera rinascesse anche con te, perché la stagionalità in Europa è molto incisiva, come in Brasile c'è un clima tropicale, quindi c'è un pelino di fresco per 2-3 mesi e poi estate eterna, no? Certo. E poi questo influisce la geografia, il clima influisce direttamente nel cibo, nelle persone, no?
E infatti la cosa positiva è stato proprio che era quello un po' che mi aspettavo già, però ancora meglio, che era come loro trattano il cibo come il centro di qualcosa, che quello sia una struttura importante su un tavolo per una famiglia, per gli amici. E mi è piaciuto molto l'importanza che danno a certi aspetti della natura e nel cibo, nella tavola, basicamente. Come noi c'è molto mangiare, vengono anche famiglie italiane, quindi questo va rispettato e certo, adorato, e cercato di migliorare di più. E invece il negativo che cos'è che hai? Il negativo è che diciamo, primo mondo, magari certe cose sono molto più avanti di noi. Io ho visto che non erano così molto, cioè sono avanti in tante cose, ma non tantissimo come aspettavo, no? Su certe cose, certe regioni, le città più grosse, poi i paesi no, però le città più grosse hanno sempre una zona un po' meno curata. Sì. Cose che uno che viene dal Brasile, Sud America o dall'altra parte, che vai in America o Stati Uniti o dei paesi un po' più, chiamiamo così, primo mondo, non si aspetta di vedere. Quindi ho detto, ok, sono evoluti in certi aspetti, ma neanche tanto, cioè. Quindi questo mi ha colpito un po'. Per me era ok, perché in Brasile aspettiamo queste cose, ma non dall'Europa e certe città. Non possiamo mai generalizzare su qualsiasi argomento o tipo di locali o città, però non mi aspettavo di trovare alcune città un po' lasciate andare in certi aspetti, in certe zone, sulle zone a parte sanitarie o qualcosa, sì, polizia, c'è tutto il mondo e il paese, sì. La situazione che c'è magari in Brasile qui è uguale, ma più piccolo, perché le città magari sono meno incisivo, come è, però ecco, come città, visto che hai girato anche proprio per lavoro, per cucine, ma anche per città, qual è stata la città che ti è piaciuta di più? In Italia, ovviamente. In Italia posso dire che le città, la Torino, perché è quello che ho imparato a amare praticamente, mi sono abitato, cioè adesso mi sento molto più a casa mia, cioè se vado in Brasile quello torno, sento come se fosse tornando a casa, quindi una cosa che avevo a Roma e a Venezia sono le città che mi piacciono molto di più, delle città grosse, no? Un po' più grandi dell'Italia, Venezia, Roma, Torino, ma mi sa che adesso Torino è il primo punto, poi Venezia, poi Roma, anche Roma è imparata. Poi quanto più tempo stai lì, più vedi le cose belle e brutte, ma le cose belle inizi a apprezzare ancora meglio e poi inizi a dare valore dovuto. Beh, poi lavorando in Piazza Navona apprezzi. Non era proprio Piazza Navona, però sì, vedi la parte bellissima di Roma anche. Però oggi devo dire che Torino, perché è la misura d'uomo, cioè non è enorme come San Paolo o come Roma, può essere che è la città più grossa d'Italia, è più piccola, ma allo stesso tempo c'è un po' di tutto. E invece parlando di cucina, qual è il piatto italiano che ti ha stupito di più, che magari non conoscevi e che hai scoperto qui, o che proprio ti aspettavi in un modo e hai detto, ah no, questo è strepitoso? È molto difficile dire queste cose perché sono quasi tutte, però vado un po' al mio gusto, ti dico un po' della mia prozia Ginevra e delle mie nonne, però il cibo che facevano loro, ma tipo lo stinco al forno, che non mi aspettavo così tanto, e il minestrone principalmente che faceva lei, che io parlando così a minestrone è una cosa banale, buona, ok, va bene, però come faceva lei era una cosa inaspettata, era molto buona, anche a giugno li mangiavo, quindi c'erano tutte le verdure cotte nel momento giusto, lei faceva da 70 anni, quindi il migliore che ho mangiato fino adesso. Se devo scegliere una cosa che mi ha sorpreso molto era proprio questa. E la bagna cauda l'hai mangiata? Qua a Torino la bagna cauda sì, ma è una cosa che dice buonissima, ma aspetti quella roba lì, no? Cioè acciughe, il burro, o solo con l'olio, adesso mi ammazzano se dico il burro. Non dirlo. Però ci sono quelli che fanno, e io ho detto, sai che c'è, la cucina è fatta di spunti di evoluzione, perché tanto lo stesso spaghetto al pomodoro è stato un giorno qualcuno ha fatto per la prima volta e tante altre persone hanno guardato storto, ma oggi dopo 300 anni dice, quindi non possiamo mai togliere queste. Comunque, per dare l'esempio del burro, mi piace molto con l'olio.
Però è una cosa che aspetti già, quegli ingredienti, l'acciuga, le verdure, il minestrone, dipende quando lo fai, quando lo fai bene, sembra una cosa così banale, ma farlo lo fai bene. Bene e vedi la differenza di cos'è un buon minestrone, perché io penso che tanti italiani oggi non sanno, adesso parlerò del minestrone, tanti sono in capigura il minestrone, tante altre cose buonissime, però io ho mangiato uno che mi ha fatto bene. E di una persona che faceva quasi un centinaio d'anni quella roba lì, e c'avevo tutto l'occhio su, le erbe su, il timo su e l'aglio quindi questo è l'abbinamento, non so, sono preso proprio uno dei migliori giorni della sua vita, però guardavo, dicevo vabbè, insomma, e mangiavo cioè, la cena era così, e volevo il giorno dopo, il altro giorno, il fagiolo cotto un giorno prima con le spezie diverse, le verdure. Quindi lei curava molto queste cose qua. Quindi per me è stata una questo sorpresa. È stato il piatto fondamentale. Tanta gente magari non ha mai conosciuto un minestrone fatto come si deve. Ma come si facevano, si facevano più, guardano, non lo so. E invece, visto che qui si respira un po' di clima Juve, al Logo di Dino, parlando mi ammazzeranno anche per quello. Parlando di calcio, visto che prima sì, hai detto che eri venuto a vedere la partita della Juve, tu che squadra tifi in Brasile, che squadra tifi in Italia? In Brasile Palmeiras, non sono in discussione su questa cosa, ma ormai ancora più dopo gli ultimi anni ci siamo evolto ancora dopo un po' di tempo che non guadagniamo niente, ma negli ultimi 6-7 anni abbiamo migliorato molto ancora, quindi Palmeiras da piccolo, anche perché i nonni erano una squadra italo brasiliana, esatto, ex Palestra Italia. E poi qua in Italia, sai, quando tifi già una squadra del tuo cuore è difficile che ti metti in mezzo là, però se dobbiamo dire, a me piace molto, adesso mi piace molto l'Inter, perché è stata la squadra che ha aggregato tante persone fuori dall'Italia, è stato una delle prime squadre che dice guarda, non prendiamo solo calciatori italiani, prendiamo anche di altre nazionalità, quindi mi piace anche per quello. Certo, per questa parte la tagliamo, ovviamente non la si può sentire a Torino. Però non è che tifo loro, però mi piace. No, certo. Qui a Torino ormai sono tanti anni che vivi, tanti anni che sei in Italia e tanti anni che sei in Europa. Quali sono le tre cose del Brasile che ti mancano di più? Le persone, basicamente sono quelle. La prima in assoluto, vabbè, gli amici che ho vissuto i primi 19 anni della mia vita, che tuttora siamo in contatto, grazie anche a tutta questa cosa di internet, media, social, tutto quanto è molto più vivo, no? Sembra un vecchio quando parla, perché è una cosa che esiste da anni, se non fosse quello avevamo già perduto. Però adesso c'è più Zoom rispetto a prima, ci sono più le call. Poi il clima dipende dalla regione, dalla zona, per esempio a casa mia San Vicente, un po' a Santos, è un clima diverso. Mi ricordavo, oggi ti multano di brutto, ma negli anni 90 la gente che andava in motorino senza scarpe, senza il casco, andava a prendere un'acqua di cocco lì, andava in bici, un clima proprio rilassante. Questo è quello che mi manca, le persone, il clima, ma non dico il clima, la temperatura, perché... l'atmosfera, ecco, bravo, esattamente quello. Poi se l'acqua di cocco, sì, certi ingredienti che non lo trovi qua, non c'è. La mangiochina, la patata barò, che è tipo la manioca, tra la manioca e la patata è molto più piccola, gialla con suo gusto, e non ci sono cose molto simili, no, è quella e basta. E ingredienti che li assaggio solo quando sei lì. Io sono un grande fan dell'açaí, che qua l'açaí non si trova. Lo trovi, cioè, la base, però non è uguale. Meno male. Se fosse tutto uguale tutto il mondo sarebbe un po' più... bello. E invece Remo, noi di Buongiorno San Paolo concludiamo sempre le nostre interviste con questa domanda: tutte le strade portano a Roma, si dice in Italia, no? Poi nel tuo caso è stata una strada vera che ti ha portato a Roma. Qual è la tua Roma? Quindi quali sono i tuoi obiettivi futuri, sia dal punto di vista del lavoro come chef, ma anche dal punto di vista della vita, della famiglia? Come ti vedi da qui ai prossimi anni? È molto difficile avere una idea chiara di quello che succede. Già l'anno prossimo pensa
Però basicamente è conciliare il tempo del lavoro col tempo dedicato a te stesso e alla famiglia, perché nel nostro lavoro, in cucina, il bar, la ristorazione, l'hotel, tutto quello che food and beverage, è molto molto difficile conciliare questo. Perché se sei un bravo cuoco o un bravo chef, di solito l'altra parte non sei tanto bravo, perché non puoi clonare te stesso, quindi non hai te. L'ideale è bilanciare. Il mio sogno non è più, almeno la stella Michelin, cioè il riconoscimento, è che le persone, uno, dove lavoro, devono stare qua e uscire soddisfatte, contente, come meno male fino adesso è andata così, grazie a Dio, tutto bene. Quindi consigliare questa cosa qua con un locale, magari un'altra cosa pensata da me, magari un altro posto, non so se a Torino, non abbiamo l'idea molto chiara, ma che riesco a gestire questa cosa, è un sogno quasi impossibile, perché è quasi avere della famiglia vicina o costruire una famiglia e allo stesso tempo andare avanti un locale semplice, piccolo, d'accordo, che sia d'accordo, sia sostenibile in vari aspetti, perché oggi se non hai una cosa sostenibile in ambiente globale, non vai avanti per lungo, e rispettare tutta questa cosa, quindi avere un po' più di tempo per me e allo stesso tempo non mancare di tempo per la parte professionale. Sì. Quindi il mio sogno più alto è questo, e niente, è un sogno. È molto, sembra un po' vago, ma l'importante è avere questa pace interiore, che poi tutto il resto li puoi costruire. Certo, poi no, devo dire che è stata anche una tipologia di vita che stiamo riscoprendo anche dopo la pandemia, riuscire a conciliare la carriera professionale e la vita privata, la famiglia, gli amici, perché prima forse andavi a sacrificare, soprattutto nel vostro mondo, troppo la vita privata rispetto a quella che era la vita di cucina, che è pura dedizione. E quasi 15 anni di molte cose che non dico che ho perso, perché ho assorbito tanto, no? Che cerco solo di ribilanciare le cose che il tempo, che è la cosa più preziosa che abbiamo, che non torna indietro. Sembra una cosa nuova che sto dicendo, ma non è, ma è neanche tanto semplice di valutare, di bilanciare, di costruire. Vabbè, sul tempo c'è sicuramente il vino che insegna che il tempo è molto prezioso e va curato. Esattamente. Grazie a Remo Girardi. Grazie a voi. Noi ci salutiamo qui dal luogo di vino a Torino, dove naturalmente siete tutti benvenuti, italiani, brasiliani, ma anche tutti gli altri, non li discriminiamo. Quelli che metto a portare. Molto obrigado, Remo. Grazie, molto obrigado. Grazie mille. A presto. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare!